Ragazzi, benvenuti in questo 16° episodio di GTA 5 RP. Siamo in situazione veramente critica. Siamo da almeno 8-9 ore rinchiusi in questa cella con la guardia lì fuori che continua a camminare. Oh ragazzi, c'è almeno 7 guardie avranno cambiato. Lo vedete che lui. Potrebbe finire molto male per noi. Potrebbe essere la nostra fine. Poco verrà tipo di nuovo quello lì a interrogarmi, a farmi domande. Io, ragazzi, non posso non rivelargli le informazioni se mi punta in testa con la pistola. Io devo assolutamente dirglielo, cioè non possiamo morire. Quindi qua ci prendo una decisione che è quella se tradire gli altri oppure se provare a fare una fuga da loro. Però ragazzi, in tutte queste ore ho pensato un piano per provare qua a scappare. Intanto lui è fermo lì. Possiamo tranquillamente andare qui. Ho un'idea. Vedete queste bottiglie? Devo romperne una e avere un pezzo di vetro, ok? Potrebbe essere un piano fallimentare, potrebbe essere un successo, non lo so. Però non possiamo assolutamente né rivelare le posizioni degli altri né morire. Quindi ragazzi, bisogna provare una fuga. Anche se è pazza, dobbiamo provare ad andarcene. Rompiamo il tappo di una bottiglia, la parte superiore della bottiglia, il manico. E chiamiamo la guardia, diciamo che appunto stiamo male. Diciamo che stiamo male per colpa del cibo che ci hanno dato, che comunque c'era schifo, ragazzi. Il cibo faceva veramente schifo in questi giorni. E gli do un colpo in testa provando a ferirlo. E ragazzi, proviamo a scappare. Non so quanti... potrebbe essere la fine, eh? Ditemi nei commenti, voi lo fareste? Tentereste questa pazza fuga? Forse è meglio romperlo qua, dato che lui ha cambiato posizione. Allora ragazzi, bisogna rompere la bottiglia. Spero non si sia sentito. Ecco qua ragazzi, il tappo di bottiglia, vedete qua? Ragazzi, spero non si sia sentito. Bisogna chiamarlo. Spero non si sia sentito. Mettiamolo un attimino via, nascondiamolo. Scusami. Mo che vuoi, Sto malissimo, mi fa male la pancia. Ma in che senso? Che hai? Il colpo del cibo. Faceva schifo. Ma il nostro è ottimo cibo, com'è possibile? Ma che ottimo cibo. Per favore, aiutami. Vediamo un po'. Cosa senti? Sento proprio un dolore. Quasi non riesco a parlare. Come se fosse nell'addome, non riesco quasi a parlare. Ma secondo me è l'alcol che ho bevuto. Vedi, qua è rimasto un rimasuglio della cena. Vai! Oh, ma che... Vai con la bottiglia! Oddio, ce l'ho fatta. Ok ragazzi, bisogna fuggire velocemente adesso. L'abbiamo storito, non so dove siamo, piano. Non so dove siamo. Parte la pazza fuga. Dovrebbe essere per di qui. La porta è aperta, piano. Mamma mia ragazzi, come ce l'ho fatta. Di sicuro non siamo soli. Sento passi, nascondiamoci un secondo qui, dietro l'albero. Lì non c'è nessuno, avanziamo un attimino dietro questo. Oddio, lo vedete? Lo vedete quello lì? Dove sta andando? Mi ha visto! No. Ok. Sta facendo il giro forse, ma lì ce ne sono uno e due. Ragazzi, è pieno. Quello sta fumando. Oh. Calma. In teoria l'allarme non l'hanno dato. In teoria non se ne sono accorti. Spero non mi veda nessuno da dietro. Avanziamo ora a destra, destra. In teoria non mi ha visto. Qui al centro ci sono pure le torrette. La vedete lì in fondo? C'è pure la torretta. Ragazzi, oh no. C'è pure la torretta lì. Vedete quella? Siamo bassi. Oddio. Questo è lo stesso di prima. Che ha fatto il giro. Attenzione, stiamo giù. Stiamo giù, ragazzi. Là però c'è il mare. Oddio, non ci ha visti. Qui non c'è nessuno, avanziamo. Forse sono cambiate le posizioni. Stiamo giù.
Ragazzi, col telefono di quella sentina possiamo chiamare i soccorsi. Però non è che chiamo la polizia. Potrei chiamare Gabbo. Potrei chiamare Gabbo. Potrei chiamare Gabbo per farci salvare. Pronto? Gabbo, Gabbo. Oh, sono oh, io. Sei tu? Oh, dimmi, dimmi. Che ti è successo? Non sai cosa mi è successo. Devi venire meno rapito. Dove? Oddio, ragazzi, sono indietro. Sardegna. Ok. È un casino spiegare. Tranquillo, è un casino spiegare. Devi venire con una barca, non con un elicottero. Okay. Elicottero già... no. Tranquillo, tranquillo, sto già in una barca, non c'è problema. Più o meno Sardegna che parte, però? Non te lo posso spiegare. C'è una villona, cioè tipo una ringhiera. Io mi butterò in mare, mi farò male, però mi devi prendere. La conosco molto bene, perfetto. La conosci? Sì, è un casino, sì, eh. Aspetto lì. Vai, vai, tranquillo, tu vai veloce. Vai veloce, vai. Vai, okay. Vai, vai. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi? Ragazzi? Guardate lì. Guardate lì. C'è uno che fa le flessioni. C'è due che stanno fumando. Che sulla destra non so che fare. Mi vedono, ragazzi, mi vedono proprio. Mamma mia, è difficilissimo. Ci provo, ci provo, ci provo, ci provo. Scendi. Scendi. Ragazzi, ma bisogna aspettare. Qua non dovrebbero vedermi, mi nascondo qui dietro. Chissà quando arriverà questa barca. Ovviamente potrebbe essere un po' lontano. Ma quanto ci vuole? Quanto ci... È tutto buio poi, ragazzi. Quanto ci vuole per far arrivare questa barca? Gabbo, dove sei? Qua è tutto chiuso. Spero che non mi vedano. Non mi trovino. Piano qua su. Che cavolo. Vediamo un po' che non c'è qualcuno che mi sta seguendo. Vediamo un po' che c'è qualcuno che mi sta seguendo. Porca mia. No, qua sembra tutto vuoto. C'è la piscina, però, ragazzi, potrebbero venire a trovarmi. Se ne accorgeranno prima o poi che ho steso quel tipo lì. Se ne accorgeranno che ho ucciso la sentinella. Sì. Sì. Oddio. È arrivato, è arrivato. È la nostra barca. Mi butto. Occhio. Ah. Aia, che male. Che male. Andiamo, andiamo, andiamo. Sali, sali. È qui. Oddio. Non riesco a salire. Oddio. Veloce. Siediti. Mi siedo. No. Non mi fa salire. Parti, via. Via, tieniti via. Tieniti forte. Mi tengo forte. Vai, vai, via, via. Oh no! Oh! Via, via, via. Se ne sono accorti, sparano! Via, via! Sparano, ragazzi! Cerca di non farti prendere. Aia. Muoviti. Ci sparano, ragazzi! Aiuto! Colpo mi ha appena. Oh, io. Aia. Ok, ci siamo, ci siamo. Ma fuggi! Fuggi! Via, via, via. Oh. Ma chi sono questi? Non lo so. La camorra, secondo me. Oddio, non la sentivo tanto, però. Te lo devo raccontare, te lo devo raccontare. Dimmi. Andiamo in un posto sicuro, prima, andiamo in un posto sicuro, veloce. Sì. Mamma mia, hanno degli elicotteri enormi, hanno degli elicotteri che non ci potrebbero seguire. Ma hanno degli elicotteri enormi. Te la devo raccontare. Tu sai come sono finito qua? Sono te a piedi? No, sono venuto cioè, io? Ovviamente non a piedi. Neanche in nave. Oddio. Mi hanno agganciato l'auto mentre stavo andando in autostrada. Qualcuno mi sa che qua finiremo male, eh. Il boss come sta? Sta tutta bene il boss, guarda, l'ho sentito oggi. Sei troppo tranquillo comunque. Cioè tu non sai quanti, tu non sai quanti ce n'è lì dentro. Io mi stavo a far giro in barca e poi mi hai chiamato tu. Non so se sia meglio o peggio, forse è meglio. Entra qua, vedo, andiamo in un punto sicuro, non lo so. Vai. No, ci dovrebbe essere un garage qua fino in fondo. Andiamo, andiamo, andiamo. Bisogna tornare a casa subito. Guarda, non guardarti dietro, mi raccomando. Oddio. Seguendo fino al midollo qua. Oddio. Dovrei avere le luci spente, infatti, vedi, non ci vedo, non c'è le luci spente. Ma sono tre, quattro. Sono quattro. Vedete quelle barchette, ragazzi? Non ci lasciano andare. Non ci. Con chi mi son messo? Contro chi? Ma tu, contro chi mi son messo? Ma io non gli ho fatto nulla. Ma cosa sarà? Non ho fatto un torto a nessuno. Non ho fatto un torto a nessuno e continuano a seguirmi da giorni, hanno detto. Dove stiamo andando? A Roma? Andando in città, sì, sì. Mamma, sarà un lungo viaggio, lo sai questo? Immagino. Occhio alle onde, occhio alle onde. Piano, ah, piano, piano, piano. Quella lì. Ragazzi, guarda, sono passate tre ore. Cosa? Un altro po' e ci siamo. Siamo vicinissimi, siamo vicinissimi. Sì. Qui a destra devi entrare, qui a destra. Certo, certo, lo so. Ma che facciamo poi una volta che veniamo lì? Tranquillo, dovrei avere degli amici. Non è che arrivano altri. Non è che no, arrivano altri. Non dovrebbero arrivare. È un luogo sicuro quello dove stiamo andando. Solo che le onde qui sono. Mamma mia.
peggio di prima. Molto agitato. Eh sì. Andiamo a casa, te lo devo raccontare. Te lo devo assolutamente raccontare. Oddio, ragazzi. Oppure perso la giacca, gliel'ho regalata a loro. Gliel'ho regalata a loro la giacca. Me l'hanno fatta togliere. Vabbè, te la ricompro io, non ci saranno problemi. Andiamocene via, mi piace stare qua. Mi sento molto osservato al momento, mi sento molto... Pure io. Come se stessero cacciando. Dove la prendiamo un'auto? Non lo so. Di solito di ste zone. Che c'è? Sento rumori. Oh, qua, questa è rotta. No. È aperta. Sì, è aperta e dovremmo ancora farcela. Oh, mette in moto, sì. Via. Scappiamo. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Andiamo subito a casa. Mettimi il GPS. Andiamo. Eccoci, Gabbo, eccoci. Perché c'è sto cavolo di auto, sto catorcio che dopo poi lo bruciamo. Bruciare. E andiamo dentro subito. Ragazzi, casa, dolce casa, mamma. Mi mancava, mancava pure a me. Te lo devo raccontare, vieni, te lo devo raccontare. Arrivo. Sediamoci. Anzi, siediti, guarda, prima tu. Allora. Riprenditi un po'. Te lo devo spiegare. Sai che è successo? Ero andato al Medusa da solo a bermi un mojito. Mi hanno servito, nessun problema. Esco dal Medusa, delle moto mi seguono, le semino, arrivo in autostrada Tiburtina, perché faccio un giro a nord, e che succede? Vedo un camion che si schianta davanti a me, un camion tir, porta merci. E mentre mi fermo, non so come, da sopra, neanche il tempo di rendermene conto, mi arriva un elicottero enorme, tipo un cargo bob, mi aggancia la Mercedes con me dentro, e mica potevo aprire la porta e scappare. Ero già in volo. Quelli era un cargo bob. Ma chi è che c'ha un cargo bob? Oddio. Ho fatto un... da qui fino alla Sardegna in volo. Cioè, arrivo, mi sganciano e mi trovo un cerchio di 10 persone armate che mi puntano. Arriva uno con la maschera nera e passa tutto in napoletano. Non tutti napoletani. Potrebbe essere la camorra. Sì. Vero? Sì. Adesso che ci ho pensato. Ma sono potenti. Bob. Ma c'è chi è che c'ha un mezzo del genere se non loro? Yeah. Nessuno. E quella villa lì poi, no? Hai visto quella villa lì dove sei venuto a prendermi? È una carina, dai. Però sì, è bella, ma c'ha delle segrete che non ti immagini. Delle celle. Sì. Delle stanze di prigionia. Non ci sono mai stato, sinceramente. Meglio che non ci sta, infatti. È meglio così. E tu non sai cosa ho fatto. Ho rotto una bottiglia di vino. L'ho data in testa a una sentinella. E sono riuscito a evitare tutte le guardie fuori. E poi ti ho chiamato col telefono che appunto l'ho usato la sentinella. Se tu non mi avessi disposto, rimanevo lì a non far nulla. Rimanevo lì che mi trovavano prima o poi. È possibile che ti potrebbero anche torturare. Lo so. Ma non l'hanno fatto perché dovevo appunto aspettare una notte per poi parlarmi di nuovo. Lì di scuola avrebbero fatto. Sono rimasto una notte da solo. Ma se ne sono accorti, eh? Sono sparato, come hai visto. Sì. Stavano anche seguendo con delle barche. Ma non è che conosco già questa casa qui. In teoria questa casa. Beh, se no non me l'avrebbero chiesto. E se ci hanno seguito, ci abbiamo dei localizzatori GPS, non lo so. Non ti hanno impiantato niente, no? In teoria no. Senti strano? No. Anche perché sono rimasto cosciente, dolorante, ma cosciente. Adesso. Allora non ti hanno messo niente. Chiama il boss. Devi tornare il prima possibile. Va bene? Va benissimo. Bisogna assolutamente spiegarglielo. Cioè, è una cosa gravissima. Rischiamo tutta l'intera famiglia, lo sai. Siamo a rischio. Potrebbe finire male. Avvisa il boss. Va bene. Allora vado a avvisare. Avvisa il boss e chiama ciao, tutti. Ciao. Pericolo, ragazzi. Pericolo.